Se all'interno di questo video, tanto richiesto, vi mostrerò, essendo che ci siamo trasferiti per l'ennesima volta, ma come sapete noi ci spostiamo ogni 2 o 3 mesi, cambiamo posto, e quindi questa volta siamo in un resort qua a Dubai, su JBR, e all'interno di questo video vi mostreremo un pochino com'è l'appartamento da oltre $1 milione, non so dirvi di preciso quanto, ma comunque oltre $1 milione, e soprattutto, cosa importante, vi mostrerò com'è un pochino la routine che ho qui, che ho instaurato qui, che abbiamo instaurato qui, che ci permette di essere produttivi, e vi mostrerò un pochino quali sono i servizi all'interno di questo posto. Vi mostriamo un attimino com'è l'appartamento, poi andiamo di là, vi faccio vedere la palestra, scendiamo giù la piscina e quant'altro. Allora, questa è l'entrata, se vuoi partiamo da fuori, 58esimo piano tra l'altro. Forse è il più alto dove siamo mai stati, perché quello di prima era 48 piani, forse una roba del genere. In linea generale è tutto stracurato nei minimi dettagli, cioè figuratevi che quando siamo arrivati ci hanno fatto firmare un foglio dove sostanzialmente mostravano tutto, cioè dalle forbici, ok, c'erano scritte le forbici, lo stato dell'oggetto, tutto, ok, perché abbiamo lasciato appunto un deposito, ok, un deposito di sicurezza. In caso si rovini qualcosa o sparisca qualcosa, ovviamente vai a ripagare. Mi sembra anche giusto, però era solo per farvi capire quanta cura c'è nei dettagli, perché non c'era mai successo che ci chiedessero una cosa del genere. Diciamo che la cucina non è che ci interessi molto, perché come sapete non cuciniamo, però tra l'altro oggi è il primo giorno che andiamo a fare la spesa. Vi faccio vedere che ne parlo spesso. Abbiamo speso 556 dirham, quindi sono circa, no, sono esattamente 150 euro per prendere pochissime robe, perché abbiamo iniziato a fare palestra con un po' più di frequenza e quindi ovviamente ci servivano un po' di cose tipo le barrette energetiche, magari un po' di robe, ok, che non ha senso comprare fuori perché non sono dei piatti pronti. Però in linea generale qua conviene mangiare fuori perché risparmi in tempo, quindi uno che viene qua ovviamente fa business e quindi risparmi in tempo ordinando e risparmi anche in soldi, no, in soldi no. Diciamo, non risparmi in soldi, però spendi qualcosina in più, diciamo, rispetto a fare la spesa e sicuramente è una qualità maggiore, no? Questa è la sala, possiamo dire così, c'è lo specchio e anche questa non è enorme, ok? Poi parliamo della vista. Essendo che molti di voi hanno visto il video dell'appartamento del Five, quello con la piscina privata e quant'altro, ecco, diciamo che messi a confronto, noi preferiamo questo per 2 semplici motivi. Uno per la location, perché noi volevamo venire qua durante l'Expo, però non c'era mai posto, c'era sempre pieno. Oltre al fatto che i prezzi erano schizzati alle stelle, soprattutto in questa zona, ma un po' dappertutto, ma in più era sempre pieno, se no saremmo venuti qua. La differenza qual è? Che al Five sì, è bello l'appartamento, non ha una cura dei dettagli come questo è veramente top, però la piscina non ha un infinity pool, non ha una piscina grande dove puoi nuotare, questa ne ha tre, ok? E tra l'altro ne ha una dove i bambini non possono entrare, quindi non c'è mai casino, c'è sempre totale relax, possiamo dire così, relax, e quindi molto molto meglio questo appartamento. A livello di costi siamo più o meno lì, questo costa un pelino meno rispetto all'altro, ma siamo comunque lì, perciò non è una questione di costi. La vista di sera ci sta perché è sul canale qua di Dubai Marina, quindi è sempre tutto illuminato in blu, quindi diciamo non mi dispiace. Dipende sempre da quanto vuoi spendere, essendo che già i soldi in affitto, ok, per diciamo la mia idea è meglio non comprare un appartamento dove vivi, però neanche buttare una marea di soldi in affitto, perché comunque è un errore finanziario. Però avere un giusto compromesso. Poi devi sempre bilanciare in base a quanto guadagni, però avere un giusto compromesso ci sta, perché comunque devi anche godertela, no? Quindi stare qua è veramente top, perché comunque dopo vedrete quelli che sono i servizi che hai qua, che sono veramente incredibili tra palestra, piscina e quant'altro. Non che non ci sono negli altri building, ma quelli che ci sono qua ti fanno venire proprio una voglia di guadagnare sempre di più e quindi diciamo questo fa la differenza. Poi andiamo di là in camera, che poi la camera è più grande forse della sala. Diciamo che, come vedete, stracurate nei dettagli. Che questa vista, beh, dalla stessa parte. Qua c'è il bagno. Ok, particolare che è diviso in due, ok? Sì, beh, questo anche è quello del Five. In realtà possiamo dire che è veramente bello, però è più bella ancora di più la location. Poi l'hai scelto tu, perché in realtà è lei che prenota, quindi lei ha scritto,
ha visto che era disponibile e alla fine siamo venuti qua. Rimane secondo me il più bello in termini di hotel resort in questa zona di JBR, ma proprio in tutta Dubai, cioè secondo me è il più bello in assoluto. La piscina, tra l'altro, che ho messo anche un reel su Instagram, è la piscina più alta al mondo, quindi l'infinity pool più alta al mondo. E ha un altro record che è il ponte, dove c'è la palestra, quindi sopra in alto, il ponte sospeso più alto al mondo. Ma quanta gente che c'è a quest'ora? Assurdo. Oggi era deserta la spiaggia. Ma questa è l'ora più bella. Eh sì. È l'ora del tramonto e... Sì, qua è spettacolare la vista. È l'ora del tramonto. C'è un mio amico, una persona con cui collaboro, che ha l'appartamento qua di fianco, dopo lo Sheraton. E pensate, la prima torre di qua, che non si vede, ha un appartamento lì da 200 metri quadri. E pensate che lui l'ha acquistato a $800,000. L'ha ristrutturato un attimino e l'ha preso durante il Covid. E adesso vale 2 milioni, cioè lo sta rivendendo a 2 milioni. Non so se lo rivenderà perché gli piace così tanto che se lo terrà, ha detto. Però... lo vuole rivendere a 2 milioni se qualcuno gli fa l'offerta. Per adesso ha ricevuto offerte, ha detto fino a 1 milione e 8. Se gli fanno l'offerta a 2 milioni forse lo vende. Però pensate il valore quanto si è alzato dopo il Covid. Una roba veramente assurda. E poi su qua gli appartamenti costano veramente tanto qua. Al 75esimo piano. Allora, questa è la zona dove credo che si possano fare gli shake. È molto simile all'appartamento, come vedete, perché siamo nella stessa parte praticamente. Ok ragazzi, di là non ho parlato perché non piace molto che si facciano video. Questa è la vista, veramente incredibile. Questa è una sala solamente per il corpo libero, che è veramente enorme. Noi veniamo spesso qui, in questa sala, ed è veramente top, come vi dicevo. È pazzesco vedere Lumineers Island dall'alto. Eh sì, quella lì è un'isola praticamente che si collega poi con questa strada che vedete, si collega a Dubai Marina, JBR, eccetera. Sì, questa qua è JBR, infatti io lo do per scontato, però... una delle zone, secondo me, più belle di Dubai. Sì, noi appena siamo arrivati qua a Dubai ci siamo subito innamorati di questa zona perché è veramente la più bella. Infatti downtown molti stanno lì dove c'è, diciamo, zona Burj Khalifa, eccetera. Però a noi non piace molto perché comunque questa è la zona tipo di mare, no? E quindi è più figa. Sotto... quella lì che vedete è una delle piscine, non questa, quella lì, è una delle tre piscine, che in realtà sembra piccolina ma è enorme. È bella grande. Quella lì è la spiaggia privata dell'address, tutta questa qua è la spiaggia privata. Quella lì invece è la Palma, questo qua è l'Atlantis. Nuovo e vecchio. Questo qua è quello nuovo e questo qua è quello vecchio, di Atlantis. E là c'è la vela. Qua c'è il Burj Al Arab, che però non si vede bene, vediamo se... eccolo qui, questo è il Burj Al Arab. Questa qua è la seconda piscina, comunque adesso vado un secondo su a prendere l'osmo, così almeno riesco a tenere stabilizzato questo video. Stanno pulendo probabilmente. Hello. Good morning, how are you? I'm fine, and you? Prendiamoci l'osmo. Anche qua dobbiamo cambiare un po' di ascensori, quindi dobbiamo andare prima alla lobby. Cioè guardate quanto è veloce, è una roba assurda. Non ti accorgi neanche se è arrivato giù. Qua c'è un altro salone, questo è il ristorante dove si fa colazione. Qualche negozietto. Credo che quest'anno ho girato più hotel io che un agente immobiliare. Più case e hotel, perché non solo hotel. Qua c'è il ristorante dove si fa colazione. E credo che veramente vivere in un resort... ti dà tanto, cioè quando mi chiedono Nick, ma perché investi, cioè perché spendi, no? Perché per gli altri, agli occhi degli altri, è spendere 2000 euro in più al mese magari per vivere in hotel 5 stelle lusso, resort, perché la vita è completamente diversa, cioè il modo in cui vivi tutti i giorni cambia, e essere più motivati alla fine ti fa essere più produttivo
e quindi ottenere maggiori risultati. Non diventa una spesa, ma diventa un profitto vivere bene. Questa è un'altra piscina dove ci sono, dove possono entrare i bambini. Lo metto in uno per, dove possono entrare i bambini, e quindi noi andiamo giù. Faccio vedere da qua quanto è enorme la struttura. Qui c'è Andrea che era giù, io sono salito a prendere l'osmo. Poi quando arrivi ti mettono loro le asciugamani, quindi servizio top in ogni minimo particolare. Qua solitamente ti chiedono mille cose prima di entrare, anche se già ti vedono il giorno prima, ma ti chiedono comunque il numero della camera, tessera per l'accesso alla piscina. Ed eccoci qua. Ok ragazzi, eccoci qua, che prima mi sono dovuto interrompere, che mi è arrivata una chiamata, poi sono partito con gli appuntamenti del giorno, che ce li avevo già tutti prefissati. Comunque, stavo dicendo che stare in un posto che ti motiva fa la differenza, perché se stai in un posto che non ti piace, dove al mattino ti svegli e dici, beh, ok, inizio la giornata, però non sei motivato, all'inizio ci sta anche, no? Perché come dico sempre, se devi fare i primi 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euro al mese, ti basta una competenza, quindi impari a fare il venditore telefonico o, come sapete, che prendo questo minutino per parlarne, non è solamente vendere al telefono, voi potete anche messaggiare, cioè ci sono delle persone che hanno fatto il nostro percorso che sono stipendiate dalle aziende semplicemente per gestire la casella email e quindi rispondere a dei potenziali clienti nella maniera giusta, ok? Quindi con delle strategie, rispondere alla messaggistica, quindi su WhatsApp, via Instagram, via Messenger, ok? Capite? Via LinkedIn. Quindi sostanzialmente apprendere una skill. Quindi all'inizio, se partite da zero, non vi serve vivere chissà come per guadagnare, no? Per essere motivati, perché vi basta una skill come quella della vendita telefonica o di fare social media manager o di fare i media buyer o di fare i copywriter. Partite a costo zero, come insegno a tutti i miei studenti all'interno dei nostri percorsi, partite a costo zero e monetizzate, vi serve semplicemente la voglia di fare. Ma quando arrivate a fare i primi 20, 30, 40 mila euro al mese, che dovete scalare le vostre aziende, non diventa più una questione di dire oggi bene, mi metto lì e faccio. No, devi essere motivato, devi avere l'energia giusta, perché devi comunque essere creativo, magari per sviluppare nuove idee, nuovi progetti da lanciare, devi comunque svilupparli, perciò bisogna essere motivati. Quindi noi investiamo molto su questo punto di vista, sul posto in cui viviamo, perché ci motiva. E quindi il fatto di essere più motivati, essere più creativi, sviluppare meglio le cose, alla fine ti fa lanciare dei progetti meglio, ti fa fatturare di più, e quindi non diventa più una spesa il posto in cui stai, ma un investimento. Essendo che noi, tra l'altro, comunque lavoriamo in casa, perché sì, magari lavoriamo anche in piscina, facciamo delle chiamate, come tantissimi tra l'altro dei nostri studenti che magari fanno delle chiamate in piscina o messaggiano in piscina o fanno il loro lavoro in giro, però noi stiamo tanto tempo in casa, quindi mi piace stare in un posto che in cui mi piace stare, cioè quindi deve essere un bel posto sostanzialmente. E poi tra l'altro qua, come avete visto, è una location pazzesca, ti dà un sacco di servizi, ma il costo mensile non è esageratissimo. È un budget che noi, diciamo, ci siamo prefissati mensilmente, il massimo del nostro budget è, per dire, da spendere per l'affitto X, e qua comunque noi spendiamo all'incirca 5.500-5.800 al mese. Con il cambio, no? Quindi sostanzialmente, se andate sul sito, non trovate il prezzo definitivo degli appartamenti. Quindi questa è la parte residence apartment, perché come avete visto ci sono due torri, una è service apartment, uno poi è l'hotel e poi uno è residence apartment, no? Sostanzialmente. Quindi diciamo che in linea generale non trovate il prezzo, ma dovete fare una richiesta di informazioni di preventivo, e va da mese a mese. Quindi noi abbiamo preso questi due mesi qua e abbiamo pagato questo importo. Ad esempio l'anno scorso lo stesso appartamento arrivava a 9.500, quindi durante l'Expo si sono alzati i prezzi ogni mese. Quindi quest'anno ci sta anche come prezzo e sono molto contento. Cioè il fatto di pagare per un servizio che ti piace, che ti fa star bene, è importante. Quindi anche questa è una cosa che vi dico, imparate a pagare per i servizi, perché sarà molto più facile chiedere poi dei soldi a dei clienti, no? Quindi
per me che sono abituato a pagare, cioè se ho bisogno di un servizio da parte di una persona, pago, perché accetto quel servizio e dico, cavolo, mi serve, so riconoscere la qualità e sono disposto a pagare per la qualità, perché fa la differenza. E se devo vendere io un servizio, mi viene più semplice pensare di poter chiedere un certo importo, no? Perché sono abituato a pagarlo, ok? Quindi, vi faccio un esempio concreto. Facciamo un esempio con una consulenza. È più semplice se voi avete già pagato una consulenza 5.000 euro, io ho provato a pagarne anche di più, le consulenze private, con certi mentori, e mi viene più semplice dire la mia consulenza costa 1.000, 2.000, che ne so, 3.000 euro per dire, no? Perché ho già provato a pagare un certo importo, quindi mi viene più semplice, ok? Quindi è come per dire, quattro anni fa, mi veniva difficile, impossibile pensare di pagare 5, 6.000 euro, 7.000 euro di affitto, perché guadagnavo 2.000 euro al mese, 3.000 euro al mese, ok? Quindi mi veniva impossibile crederci mentalmente. Quindi sono passato da pagare l'affitto 500 euro, oggi ne pago 6.000, perché c'è stato un percorso, no? E il percorso è importantissimo perché fa parte del... cioè devi avere una certa mentalità che ti fa crescere tutti i giorni, no? Quindi il fatto di sbagliare, il fatto di pagare i servizi, apprezzarli, ok? Imparare a spendere i soldi ed essere felici, anche quando vi serve un corso. Cioè ci sono dei corsi piratati, no? Online, ma... che senso ha dire mi compro quelle informazioni e le pago 10 euro? Non gli date il giusto valore. Imparate a pagare il prezzo per ottenere ciò che vi serve, no? Se voi pagate un corso 1000 euro, voi ve lo studiate e lo seguite con un altro spirito, ok? Quindi so che magari oggi vi sembra difficile capire questa cosa, ma fa la differenza, perché se voi pagate, riconoscete il valore e poi avete il compromesso, che è la cosa più importante da avere, essere compromessi a dare voi stessi per raggiungere un obiettivo. Quindi oggi quando, che ne so, pago 5.000 euro una consulenza, esempio, cavolo, quelle informazioni me le prendo e dico ora ne faccio oro, non che prendo quelle informazioni e le dico beh sì, ok, ora so questa cosa, bene, poi lancerò il progetto. No, prendo quelle informazioni e le cavalco al massimo e cerco di trarci il massimo del profitto, ok? Perché ho il compromesso. Quindi compromettetevi nel modo giusto, investendo dei soldi, apprezzando ciò che acquistate, e questo sicuramente vi aiuterà tantissimo a livello di mentalità. Che dire, per questo video è tutto, credo di avervi già dato un bel po' di informazioni. Mettete un bel like se vi è piaciuto, così almeno ranka questo video. Lasciate un commento se volete approfondire degli argomenti, magari vi è piaciuto qualcosa in particolare di ciò che ho detto all'interno di questo video. Scrivetelo nei commenti che magari ci facciamo un video dedicato. Quindi iscrivetevi al canale che escono video di continuo di estremo valore. Non sono proprio informazioni buttate di così da qualcuno che non ne sa proprio niente, ma sono oltre 6 anni che faccio business online. Perciò troverete un sacco di informazioni di valore. Iscrivetevi al canale. Da Nick è tutto. Ciao.